Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato la prima lettura nel momento commovente in cui Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli. La parte precedente di questa lettura è stata letta nella Santa Messa di ieri. Giuseppe era stato venduto, pensavano che fosse morto e invece era diventato il luogotenente del faraone in tempi di crisi. Adesso abbiamo visto il momento in cui viene fatto riconoscere. È una delle classiche vicende bibliche che fanno comprendere come misteriosamente la volontà di Dio a volte passa anche attraverso le colpe degli uomini, perché il fatto che Giuseppe fosse stato venduto, poi si è trovato lì, è stata di fatto la salvezza di Israele. Quindi questo è un mistero che Giuseppe comprende molto bene, perché Dio non approva le colpe che sono state fatte, ne le autorizza, però nella sua onnipotenza, come dice il proverbio popolare, Dio scrive dritto sulle righe storte, sa trarre il bene anche dal male, fermo restando la responsabilità di chi male ha commesso. Vi faccio un po' di esempi, no? Perché oggi in giro si dicono un po' di stupidaggini a destra e a manca. Qualcuno dice che quindi preparando un momento a Giuda Iscariota, perché se Giuda non tradì a Gesù, se non era morto, noi saremmo stati redenti. No. Giuda c'è nessun momento da fare, ha fatto una cosa gravissima, d'accordo? O qualcuno dice che bisogna fare un momento a Ponzio Pilato, o a Caifa, o alle autorità ebraiche, perché hanno messo in croce Gesù con la nostra redenzione. No. Anche se, pur passando attraverso tutti questi peccati, è realmente venuta la nostra redenzione. Capite? Questo è un orizzonte però di fede, cioè il fatto che Dio preveda il male e ne sappia trarre conseguenze positive, non legittima nessuno a farlo, né scusa qualcuno dall'averlo fatto. Perché ricordate, a scuola tutti quanti abbiamo studiato anche, diciamo, cultura non universitaria, nelle scuole medie, un certo Niccolò Machiavelli, che diceva che il fine giustifica i mezzi. Il fine non giustifica nessun mezzo, Fini buoni e mezzi buoni, ha sempre insegnato la Chiesa Cattolica, seguendo l'insegnamento di Gesù nel Vangelo. Il Vangelo di oggi ci ricorda, ci descrive la bellezza della missione apostolica, anche a questo il prologo è stato letto nella messa di ieri. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Vangelo si porta agli uomini gratuitamente e con i segni della povertà addosso, che non è una forma, come dire, di disprezzo dei beni creati che il Signore ci dona perché li usiamo per il nostro sostentamento terreno, ma è un segno. San Francesco l'ha vissuto praticamente: io non ho niente perché ti porto il tutto, e per capire che io ho il tutto ti dimostro che io vivo senza niente e mi basta solo il tutto. Non so se riesco a farmi comprendere, no? Quindi quando San Francesco lesse questo Vangelo, perché sono due versioni, dice: non per non portate né oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture, avevano i soldi, non avevano bocca, ha preso questo praticamente la lettera, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali. Poi gli ha portato i sandali miei, ha visto la gente, ha scritto né sandali, ha preso, l'ha tolto e si è messo in mezzo. Finito. Quindi è chiaro che non tutti sono chiamati a mettere in pratica la lettera di questo Vangelo, ma tutti lo devono mettere in pratica nella sostanza, cioè un apostolo si deve capire da quello che dice, soprattutto da come lo dice, e soprattutto dal fatto che lo vive, che quello in cui dice ci crede. Ecco, questo è il mio insegnamento. Il secondo è un pochino serio. Gesù dice: se qualcuno non vi ascolterà, uscendo da quella casa di velocità, scuotete la polvere dai vostri piedi. Un segno che noi non lo capiamo tanto, ma per gli ebrei era tremendo. Scuotere la polvere dai piedi vuol dire: con te ho chiuso, non avere più niente a che fare con te. Cioè, è talmente brutta la cosa che hai fatto che non ci voglio proprio zè. E Gesù infatti in effetti l'incara: nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e Gomorra, abbiamo sentito nei giorni scorsi che fine hanno fatto Sodoma e Gomorra, avrà una sorte più sopportabile di tua città. Cioè, questo è un monito per noi. Cioè, se il Signore ci manda una sua grazia, ci manda un suo uomo di Dio o quello che volete, è un grande dono, ma i doni di Dio richiedono la nostra accoglienza. Se uno il dono lo maltratta o disprezza, è un guaio, perché il nostro Signore lo prende, non te lo impone, lo dirotta
un'altra persona, e c'è il pericolo che dice: ma hai voluto? Bene, tieni la tua vita e voglio un altro, Sodoma e Gomorra avranno una sorte più sopportabile di una città. Non ci deve mettere paura, anche perché noi si spera che siamo aperti ai doni del Signore, però ci deve sempre ricordare che è un dono di Dio, che è sempre precedente ogni nostra azione, deve corrispondere alla nostra risposta adeguata, risposta di accoglienza, nel caso degli apostoli, di accoglienza del Vangelo, di messa in pratica di loro insegni. E così tutte le cose che il Signore ci manda. Chiediamo a Maria Santissima, oggi la Chiesa ricorda anche un grande santo laico, imperatore. Noi abbiamo i santi anche dall'imperatore, l'imperatore del Sacro Romano Impero, del Medioevo, è stato imperatore dal 1014 al 1024, che è Santo Enrico. Santo Enrico, tra l'altro, rappresenta uno dei rarissimi casi della storia della Chiesa, perché sappiate che sta anche questo, si è sposato con Santa Polegonda, ma hanno vissuto come Giuseppe e Maria. Questo è un caso raro, ma ogni tanto nel corso della storia il Signore ha mandato anche queste sante ispirazioni. Lui si è dedicato alla fondazione dei monasteri, alla tutela e alla difesa della Chiesa, è stato proclamato molto molto presto santo da Papa Eugenio III, se non mi ricordo. Quindi veramente facendo di Gesù e del Vangelo il cuore e il centro della sua esistenza. Chiediamo a Maria Santissima che anche noi possiamo imitarlo, imitarne la purezza, anche se non tutti sono chiamati a questi gesti estremi, specialmente qui nel matrimonio, e accogliere con amore gli uomini di Dio, ecco, e ricordare sempre, anche quando qualche cosa nella nostra vita non va come ci sembra opportuno che vada, che Dio sa sempre scrivere dritto sulle righe storte, che dobbiamo stare sempre tranquilli, abbandonati alla sua mano e alla sua santa volontà. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.